È arrivato il fine settimana del Toccatì, che quest'anno parla messicano. Si è cominciato già a giocare ieri. Stasera alle 18 l'inaugurazione ufficiale coloratissima da Piazza Santa Anastasia, ma c'è anche una mostra a Palazzo Forti che fa davvero tornare bambini. E come inizia questa favola? C'era una volta? Beh, c'era una volta un paese con una cultura antichissima, preispanica, che è arrivata fino a noi. E allora c'era una volta un coniglio che legge. Altro non è che quel Gabriel Pacego, artista, ma bambino. Sua l'opera che apre il viaggio del meraviglioso a Palazzo Forti. E il suo coniglio magico ci porta alla notte in cui nacquero, prima ancora che le fiabe, le leggende messicane. Questa canzone parla di una leggenda, di un passero che aiuta le donne a innamorarsi dei propri uomini. 70 tavole, un fantastico cammino nella cultura del Messico. Messico sognante quanto il titolo. I sogni del serpente piumato, simbolo della civiltà azteca. Confiamos, vamos a Questa magia non è che ci fa paura, ma praticamente questi animali, i serpenti, il passero carpentiero, ci provocano sempre una certa magia che non è paura, ma è comunque una relazione che è magica. E ancora giaguari, il dio sole, i ricami degli indios sotoni, le sculture di creature fantastiche e spaventose. Il Messico parla attraverso la voce degli illustratori. Una mostra per sognare, che cosa bisogna provare e come si deve uscire dopo questa mostra per entrare nelle vie del Tocatì? Ma dentro questa mostra c'è il sogno, ma ci sono segni anche molto forti di aria, terra, fuoco, che permea tutta la cultura messicana. E nei giorni, nelle strade, in questi giorni, vedremo proprio questo, vedremo concretizzarsi l'immaginario con la dimensione del reale, del concreto, del gioco.